Ciao, allora innanzitutto buon Natale, buon 24, oggi è il 24 quindi sto filmando questo video outfit oggi. Non c'è moltissima luce perché appunto è sera e non ho le mie luci e come vedete non sono nemmeno a casa mia, sto infatti a casa di mia zia perché lei è partita e noi stiamo facendo da dog sitter al suo cane che adesso sta di là in camera. E in sostanza vi volevo far vedere l'outfit di oggi. È semplicissimo, è un look con cui io però mi ci trovo bene, a mio agio, che trovo anche carino e quindi è perfetto anche per delle serate un pochino più diciamo carine. Questa sera non farò niente di particolare perché sarò con i miei parenti, quindi io, le mie sorelle, i miei genitori e i miei cognati, quindi niente di elegantissimo, di eccezionale, però comunque è una cosa tra in famiglia e volevo essere un pochino più carina, diciamo così. Quindi quello che indosso è, sopra indosso questa maglietta che è di Zuiki e ha le maniche così a pipistrello e praticamente è del tessuto simile a quello della mutata sub, moltissimo più leggero perché è molto sottile come maglietta, però è molto carina, molto confortevole, non tiene particolarmente caldo perché comunque non è una maglietta imbottita, però comunque con un cappotto sopra si sta benissimo, un po' comunque non devo stare all'aperto ma devo stare al chiuso, quindi non c'è problema. Poi indosso questa collana, questa è di se non sbaglio l'ho presa all'OVS, è già di un paio di anni, quindi ha tutte queste perle gigantesche di varie dimensioni, ovviamente sinteticissima, fintissima anzi. Poi sotto indosso questa gonna, questa in realtà era erano un paio di pantaloni, un paio di jeans che ho tagliato, accorciato e trasformato appunto in gonna. Delle calze che sono di, qui c'è una zampata, e sono di The Zenis. E poi gli stivali, questi qua bassi, che sono di Deichmann. Quindi come avete potuto vedere un look semplicissimo, però comunque per quanto mi riguarda anche abbastanza carina. Da qualche parte c'è Olga. Olga! Ecco. Oh! E lei è Olgona. Olga! Scodinzola. Olga! Olga! Fai auguri, forza! Fai auguri di Natale! E auguri, Olga! Olga! Tanta scemetta! Auguri! Ok, quindi tanti auguri anche da Olga e tanti auguri anche da parte mia. Noi ci vediamo fra qualche giorno, credo dopo, comunque dopo il 26, quindi tra il 27, il 28 e il 29, perché vorrei farvi un trucco per Capodanno, se ci riesco. In ogni caso, se avete dei commenti, dei suggerimenti e via dicendo, anche solo per dirmi ciao, c'è lo spazio qui sotto, mi farebbe piacere avere appunto i vostri auguri di Natale, quello che vi pare, anche un semplice ciao, e vi ricordo anche i social dove potete trovarmi, che avete tutto l'elenco sempre qui sotto. Detto questo vi saluto, tanti auguri e ciao ciao!